Grandi responsabilità vengono dall'amministrazione precedente. Quello che noi rimproveriamo all'attuale sindaco che per 18 mesi ha messo la cenere sotto il tappeto. Le abbiamo chiesto più volte, tutte le sigle sindacali, tutte unite, di venire al tavolo per confrontarsi e risolvere la grave situazione finanziaria dell'azienda. Ci ha sempre detto che non c'era nessun problema, aveva tutto sotto controllo, che ricapitalizzava questo fino alle ore 19 di giovedì sera. Alle ore 22 ha fatto un comunicato stampa tradendo la fiducia dei lavoratori, dei consiglieri comunali e delle imprese dell'indotto, dicendo che l'azienda andava verso il fallimento. Ci ha ingannato fino all'ultimo istante. L'unica verità è che si vuole strumentalizzare la vita di 500 famiglie, 300 lavoratori diretti e 200 dell'indotto. Il sindaco ha detto: nessuno perderà il posto di lavoro. Voi ci credete? Mente sapendo di mentire. Sono intervenute le forze dell'ordine per riportare la calma. Uno dei dipendenti ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale.